La capolista Brescia vuole un blitz nell'isola per difendere la sua posizione in vetta, ma dall'altra parte c'è una Dinamo rivitalizzata dalla cura Markovic e decisa a portare a casa un altro scalpo eccellente. Palla a canestro, Aralampopoulos nell'accoppiamento con Pedruscelli, pronto all'aiuto di Pilan, lavora col piede perno, manda per aria il semigancio, molto competente e molto pulito. Jefferson accompagnato lontano da canestro da Pilan, poi si stacca il croato e non perdona il nativo di Flower Mound, Texas. Profondo ancora per Combo, che poi va a prendere in post passo Pilan, si svita sul perno, passo di incrocio, gran canestro di Miro Pilan. Tairi, short roll di Job fuori Krushlin, tiro da tre punti di buona qualità, realizzato ancora da Filip Krushlin. A prendersi il pallone Jefferson, le mani rapidissime di Petruccelli, poi anche quelle di Akele. Gran furto qui per la Germania, Kele infila la schiacciata del meno 1, 31-30. Piazza il blocco, Chop, short roll fa girare per Jefferson, se la sente da tre punti, la mette Brandon Jefferson che scalda la mano. Buono da lunga distanza, mette una gran tripla. Tairi rapidissimo, canestro con fallo, potenziale gioco da tre punti, Brin Tairi. Nel secondo tempo dobbiamo migliorare la difesa, perché prendere 48 punti nei primi due quarti è un po' troppo, soprattutto quando giochi in casa. Non guarda neanche il canestro, preferisce andare da Tairi, il tiro dall'angolo morbido a segno, Brin Tairi. Contropiede per il banco di Sardegna. Attenzione a Tairi da tre punti. Brin Tairi. Si alza per bloccare Gabriel. Poi prende il corridoio di penetrazione. Va altissimo. Canestrone di Kenny Gabriel. Giotto prova a farsi vedere, ma capisce tutto. Qui Brescia manda in contropiede solitario Della Valle per il sorpasso. Cappelletti, servito Jop, si porta a casa il ferro, Usman Jop. Messenburg, fino in fondo, fuori ancora un tiro da tre punti per aria, sbagliato Della Valle, tocca rimbalzo, recupera, poi Tairi che va in campo praticamente aperto. Si allontana Job, step back, Jefferson da tre punti, c'è il fallo sul tiro da tre punti. 3 su 3, non trema la mano di Brandon Jefferson. Messenburg, la tripla, a segno CJ Messenburg. E ancora Kristen ad attaccare Tairi. Il giro sul perno, manda per aria il tiro sbagliato e non di poco. 5 secondi per il tiro del banco di Sardegna. Palla in mano a Brandon Jefferson, si arresta da tre punti Jefferson, corto chop, non riesce a correggere e allora sarà overtime. Pallone sotto per Job, tiene contatto e appoggia al vetro. Si muove sul perimetro Jefferson, splitta qui Tairi, che schiacciata! Messenburg attacca forte verso il centro dell'area. 34 secondi, ancora dal palleggio, Brandon Jefferson sulla difesa di Kuonu, sale a bloccare Job, accetta il cambio Pilan. Vediamo come lo attacca Jefferson, step back da tre punti, Jefferson! Brandon Jefferson manda tutti a dormire. Fa uno su due Akele, però assicura il rimbalzo e poi il tiro da tre punti, a segno Messenburg.
attenzione ad Achele, il pallone in angolo, Messimburg da tre, corto Cappelletti, poi sul rimbalzo scorre il cronometro, fermato a 3 secondi e 2 decimi. Secondo libero per Cappelletti, sbagliato rimbalzo di Gabriel e poi il tentativo di Cuono finisce così al Palasera di Migni, vittoria del Banco di Sardegna 106-101. We just believe in our team, we believe in each other and we know we got the talent to win. I'm just so proud of our guys and what amazing fans we have out here to, you know, help us get a win, but we're just going to keep working and try to keep going.